Sì, io su un argomento così farei meno filosofia, che magari è buona per i libri, e un attimo più concretamente quando uno si trova davanti a queste situazioni. È vero che vanno messe in campo politiche per i giovani per dargli una speranza, qualcosa in cui puntare, in cui credere, qualcosa che se rischiano di perderlo perché magari trovati con la droga o perché magari sentirsi male, morire, qualcosa per cui abbia senso vivere. Cioè questo per me che va ridato a molti giovani, per cui ridato un futuro. Non a caso io ad esempio a Bologna ne avremo una lista di ragazzi giovani che faranno un manifesto proprio su vari punti che vorrebbero che noi portassimo avanti se andassimo a governare la città. Quello che succede a Bologna, circa un anno fa era venuta fuori una questione sulle scuole medie addirittura, per cui si parla dei bambini di terza media, di spacciatori. È vero che non entrano dentro le scuole perché è ovvio che se ne accorgerebbe un preside, dei professori. Ma sono i ragazzini che quando escono vengono intercettati. No, ma gli viene data la droga prima gratis, ho fatta pagare molto poco, la cocaina era il caso quello dell'anno scorso che è uscito su tutti i giornali cittadini. Gli veniva data 10 euro delle piccole dosi, poi piano piano diventano dipendenti e loro diventano spacciatori all'interno dei plessi scolastici. E sicuramente su questo bisogna agire, perché si parla di bambini. Non è possibile pensare che dei genitori, quando si ha per questo o anche per l'alcol a Bologna i primi comiti 18 anni, un genitore non può dire che non se ne accorge. Forse se ne deve accorgere. Perché quando si parla di ragazzi che fanno l'università, uno può dire quando torna a casa ha un comportamento magari diverso, non me ne accorgo di quello che fa quando è nella città dove studia all'università. Bambini delle medie o alle superiori, è un po' difficile credere che un genitore, se presente, non si accorga. Non ci sia.